Ciao ragazzi, fine da me, come state? Sparalo! Spara sotto! Belle speranze. Come avete passato il Natale, ragazzi? L'avete passato con la famiglia a Santo Natale? Io spero di sì. Siete andati a messa a bere il vin brulé? Non c'è vin brulé a messa a Natale? Non so, cosa vi hanno regalato? Scriveteci, io sono curioso. Scriveteci i regalini qua sotto. Ecco. Vi avete comprato la broga con i soldini? Secondo me la broga l'hanno comprata un botto. Da butto lì. L'acqua del Natale, ragazzi. Allora. Io... Sì. Volevo scrivere una letterina a Babbo Natale. Poi mi hanno detto che devo usare l'email e io non sono capace di usare l'email. Quindi basta, e quindi cazzo. Non c'era niente. Sigla di Natale! We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. Felice regresso a tutti voi dagli Arcade Boys. Ragazzi, oggi vogliamo portarvi all'attenzione un ragazzo che è alla cortese attenzione. Si può dire che è emergente? Io direi che è stata una bella novità per noi. Sì, noi l'abbiamo conosciuto da pochi giorni, proprio a livello musicale. Ci siamo innamorati subitissimo. E poi dice, perché ascolti sta roba che voi siete quei puristi? No, a parte che non siamo puristi, a noi piace tutta la musica, quindi quando ascoltiamo qualcosa ci piace bene. Allora, dipende sempre con che orecchio ascolti. Sì. Avete presente quei minchia, no, che si fanno gli stronzi colorati in testa, i tatuaggini in faccia? Sì. Beh, sono tutti Gucci, sembrano degli alberi di Natale, sì. Fanno le musichette tipo Clarion, però suonano bene perché hanno dietro un mega DJ, un mega producer, no? Tipo quando magari prendi un Sick Luke a casa. No, e poi metti uno stronzo che urla e dice, sì, quattro cose, sì, senza senso, brutte, becere, inventate, e fanno successo. Sì. Ecco, e fanno successo solo perché è una mega produzione e suona la roba. Sto ragazzo è il contrario, sto ragazzo suona lui. Vi ricordate la Crank del 2000 più o meno? Beh, 2005, io 2003? Ecco, questa è nuova. Casertano, sì, grida, sì, c'ha dei testi pesanti. Vestito malissimo, ragazzi. Non fa il malandrino, diciamo che prendete i testi come una denuncia, come uno spaccato della mentalità di certi ragazzi che crescono in certi ambienti. Non ascoltatevi Speranza per fare i malandrini in giro. Ascoltatelo perché pompa, perché grida, perché c'ha la cazzimma, c'ha la fotta. E imparate a capire che ci sono dei problemi in Italia che vanno gestiti e risolti. Io vorrei sentirla, posso? Speranza! Speranza! Vai! Spero che sia bella, te lo dico. Vabbè, metti il like, condividi! Sì, i video sono tutti street video suoi, eh. Canta sirene, regala pi. Bravo. Meglia vita, bello, bella vita. Pio pulmo, che da via, con te, che da via. Che mangine tu, però. Oh! Scamera, l'amica chiama sta posta. Non l'ha chiusa? Se non c'è stata fronte, tra terrenare, morisse via. Il conflitto che ha nato, in guerra, capì. Per me, poi, che le cerco, le mi. E ho pulito, non poche vantette, non piatto pure. Bravo. E contro chi sta facita con lei. Ma faccio un balcone che sta a cadere al vento. Sento sti sirene ridamente. Stacca tanto, però non è bravo. Me l'hai fatto ricordare. È evidentemente. In amore tu mi hai ferito, ballagliai. Oh, cattolica. Francese, raga. Mi cambi che stessa moneta, non rongo resti in balmonota. Mannata, me ne peri con pezzi. Ma capisco se funziona o sì, veramente. Ti prego, schippare il tornello. Quelli sono i ritornelloni che ci piacciono a noi. Allora, partiamo dal presupposto che è veramente una scoperta per me. Il ritornello è vero, non è, allora, non è potente come le strofe. Purtroppo è la prima canzone che facciamo di Speranza ed è l'unica che ha il ritornello che non ci piace. Tutti gli altri ritornelli che ha fatto degli altri pezzi, andatevelo a cercare perché ci piace proprio, inutile che adesso dite. Lo vedete che è serio? Non c'ho i tatuaggini del c***o. Non fa le Instagram stories dove fa vedere i gioielli comprati coi soldi della mamma. È serio. Sembra un ragazzo, sembra un lavoratore. È uno che si spacca il culo. Infatti ci hanno detto che lavora e non fa il rapper così. Poi rappa anche in francese. Sì, poi questa cosa non so perché lui. Perché lui si suona per il francese. Si suona. Poi dicono che sono tutti ignoranti. Io sono ignorante. Qua. Devo cambiare. Sì, torna come prima. Tornare come prima. Canta Sirene. Però ragazzi, quando mettete anche le traduzioni per noi italiani, per favore. canta la sirena dei carabinieri. Spara lì in ta cabina. Capito? Una situazione violenta. Non è detto che io vado a fare, io gang, io, come facevano tanti altri sparacazzate. Qua sta raccontando quello che vede. Terremotate us filippini. Cosa vuol dire? Terremotati us filippini. Us
Mi perdo dentro un bicchiere di vino, vedi? Meglio la vita bella o la bella vita? Della serie, è meglio vivere sereni, tranquilli, o vivere tutto cash, voglio tutto subito, morire sparato a 2 anni, a 20 anni? Piglio Pullman. Meglio Pullman in Date la Viv. Sta pigliato te, a Ketamine. Prendo Pullman, a Ketamine. Io prendo Pullman, tu cosa preso? A Ketamine? Sono più forte qua dentro, sono più forte qua dentro. Tu immagina fuori che mi firet combinà. Tu immagina fuori che mi fir, che mi fir. Spille bottiglie, cagnellerire ne facciamo. Minchia, non si capisce un cazzo. No. Però si capisce il senso. Ma io poi anche mentre cantava lo capivo meglio di quando sto leggendo. L'amico chiama, tutto a posto, sono passato alla frontiera, vienimi a prendere. Sterili song discorsi. Sono discorsi sterili. Madonna, ma che. Sono discorsi sterili quando non si tratta di denari. Poi il resto via. In conflitto con me stesso vinco io. Ma Rob trova i pezzi mie, quindi trovi i pezzi di me. Pure all'hotel sono bravi con la lingua in simbiosi. Problemi. Aspetta, io voglio sapere come fa Speranza avere una proprietà. Ah, te lo spiego io. Perché la campagna, tra le altre meraviglie che ha, perché qua se non parli bene della campagna di Napoli, poi ti dicono. Ti blocco un secondo. Genius ha messo i punti di domanda perché non capisco. Non sa bene anche lui. Perché già lui ha ruggito. Sì. Allora, se non parli bene di Napoli, ti dicono: ma tu hai fatto mai. Devi solo dire le cose belle. Sì, se no si offendono, quelli sono per malosi. Sì. Patria della poesia, la poesia napoletana, tu non l'hai mai sentita nominare. Nella branca della poesia italiana, quella napoletana ha proprio vari scaffali. Addirittura anche Totò si cimentava nella poesia napoletana. Questo non lo sapevo. Usando il suo dialetto, che è una cosa molto più sentita, molto più familiare a lui, molto più vicino alle sue corde, certo. Riesce a esprimersi al meglio. Poi il napoletano è quasi una lingua a sé, perché hanno delle coniugazioni loro. Sparalo, c'è un ritornello che dice sparalo, sparalo. Sarebbe sparagli in italiano. Sì, sembra sbagliato però. Sembra italiano, ma perché il napoletano coniuga i nomi. Oddio. Ad esempio, se è il compleanno di Daniele e oggi è il suo compleanno e Daniele è qui presente, tu devi chiamarlo Danielo, perché stai coniugando il nome in quanto è la tua festa. Ho capito, vabbè. Capito, è tutta una cosa loro. Parerò. Io c'ho un punto di domanda, poi dice problema e poligamia. Mi vengono i calcoli e i reni quando mi parli e fatico col legamento. Alzo il volume a manette. Mettono un po' che vendetta in doppio atto bollente. Minchia, che bello. Alzo il volume a manetta. Sì. Metto un po' di vendetta in un piatto bollente. Ma lo conosci Clemente? Conosci Clemente? Se vai contro a questo, faccio la città poulette. Giocati a bullette. I bullette saranno i bullet. Sì, penso sì. Oppure giocati la bolletta in coppa a macchinette. O ti giochi la bolletta sulle macchinette e capotte sempre. Perdi sempre. Io che pesantezza. Dovrebbe essere così la traduzione. Non ci metti un mese. Scrivete qua sotto. Spengo addo i cinesi. Sono robe vere. Cose vere. E vre chi te sente. Ci metti un mese di stipendio. Spenga addo i cinesi. Forse sono i bar cinesi che hanno le macchinette. Eh sì, mamma mia. Ma pesante. Vabbè, ritornello no. Poi mica era solo la prima strofa. Abbiamo fatto no Ucraina. Su chi tu ci dà. Allora scendo il sole e poi torna che guardie. Vado giù da solo e poi torno con le guardie. Ok. Rimo assassino. Scrivo che want pavamma siae che sorderà white. Sì, pagano siae che so di la cocaina. Scrive, ah, bene. Scrivo. Rimo assassino. Scrivo che quando paghiamo la siae con i soldi della cocaina. Bene. Fra, come stai? Come a Penny White o a Barry White? Penny White. Quanta guai in Paraguay. E qua le femministe saranno indignate perché dice in amore tu non mi hai mai ferito perché ti chiudo in tuo bagagliaio. Natato. Però dilla in napoletano che è più bella. In amore tu, in amore, tu non mi mai ferì. Mai ferì. Perché te chiude in tuo bagagliaio. Sai fa rima con Paraguay. Paraguay, certo. E in cage come un prisonier, mojendu me peni. Ok. In gabbia come un prigioniero, sconto le mie pene. Io peso me mot, mamon. Par mamon. Men simon umore. Non so. No. Oh, vabbè, la parte francese la saltiamo perché sì, già con il napoletano, raga, la stella di Rosetta. Ricambio con la stessa moneta. L'unica cosa in italiano. Ricambio con la stessa moneta e ti do il resto in banconote. Ti do il resto in banconote. Mannatma e basta, sto sense. 2018 carat. Spesa a mano armata. Mandatemi le basi. Mannatma e basi che sto senza. 2018 carat spesa a mano armata. Ha fatto la rapina. È venuto tempo di compense. Conte compagni in gop una mano morta. Vive champagne ma o fumo o canapone. Ma o fumo o canapone. Brinde poi brill che pure è malamente. Su speranza l'artista che mi sente. Solo speranza l'artista. Raga, io non so. Allora c'è da fare a noi ci esalta perché lui canta bene. Ovviamente canta di roba brutta. Sai perché dico lui può cantare c***o?
brutto che gli pare, perché non è un prodotto per bambini. Lui non punta ai bambini, non fa il pagliaccio per attirare i bambini, non ha una base che con i carion per, molto dura, per molto attirare i bambini, anzi canta proprio d'Orione, insomma diciamo che è il neomelodico 2.0. Però mo io ti chiedo in ginocchio, va bene far capire da dove vieni, cosa vivi, cosa hai visto, dopo che ti farai conoscere dovrai fare l'upgrade, dovrai fare la denuncia sociale. Io immagino che tutti i tuoi amici del quartiere di Caserta e di Napoli sarebbero molto più felici a vivere sereni senza queste situazioni, contro lo Stato ma in modo da risolvere i problemi e non da crogiolarsi nel loro... C'è anche da dire, io non sono uno che risolve i problemi, io sono uno che c'ha un lavoro, fa vivere la sua vita e canto di quello che vedo, e può essere tutto quello, perché in questo caso, certo, è quello che ho detto, non capiamo se il testo è rivolto, è lui che scrive o sta raccontando una situazione vera e propria. Ma appunto perché non l'abbiamo capito noi, comunque c'è questa ambiguità. Pensa che chi ti ascolta a volte può essere plagiato a fare cose che magari tu non stai dicendo di fare, ma siccome è molto figa la canzone, nella canzone sento quelle cose e io posso associare, ah, la canzone è figa e la canzone dice quelle cose, per essere figo devo fare quelle cose. Sì. No, non è così che funziona, raga. Informatevi su Speranza, raga, perché Spotify... a me piace un botto. Ci piace c'è un una botto. Canzone che si chiama Chiavata Mammata. Sì. E quello è un ritornellone, altro che. Like, condivisione e commento sotto qua, una discussione seria, per favore, vediamo cosa viene fuori. Sì, a noi piace un botto perché ruggisce lui. Poi. Sì. Ciao! Ciao!